fontane storiche che erano perse in caso di uno dei nostri alluvioni. Per la storia di 300 anni abbiamo già avuto più di 400 alluvioni. Quindi va in più di quanto profondo, sulla sponda sinistra del fiume in cui stiamo entrando, Fontanca, era situato il cortile erano situati i servizi della corte e qui lavoravano le lavandaie che cantavano loro canzone semplice e questi in ricordo di questo canto degli giovani, il ponte ha ricevuto il suo nome. Il palazzo che adesso è in calcatura è il palazzo d'estate della coppia imperiale Pietro I e Caterina I, prima residenza estiva degli zar, nata sulle Niva, più tardi è dedicato un'altra regia in cui andiamo domani di Zarskoe Selo. Il giardino d'estate era ideato come un parco regolare, bellissime viale tracciate al parco ispirate dalle favole di Esopo, ma parco regolare è stato piantato dagli alberi locali al principio del 1800. Vivante. A sinistra questo palazzo dal balconcino tondo, avvocato, ha fatto avvocato 2 anni e poi ha deciso di dedicarsi alla musica Rioncino Rosso è il prodotto locale. Finora abbiamo tante imprese situate in nostra provincia, su numerosi laghi che abbiamo attorno a San Pietroburgo, e Caviale Rosso finora è il nostro prodotto, uno dei più importanti del commercio. Aperno secolo ha preso il nome della chiesa che sta vicino, al ponte, e palazzo di colore terracotta si vede davanti, e casa in la storia di cui è legata al nome di Paolo I, figlio di Caterina la Grande. Proprio qui questo monarca è morto. E ora noi lasciamo fiume Fontanca per poter entrare di nuovo in fiume Moica, e a sinistra in quel pezzo corrimeneo dove c'era il centro, potete vedere il piccolo monumento che si è città sul piedistallo, raffigura un uccello che fa parte del nostro folklore. Ecco, e la gente prova di mettere queste monetine sul piedistallo. E quindi abitanti degli sponde di Fontanca, vi devo dire che nel XVIII secolo alcol forte era proibito a San Pietroburgo. I nostri direttori venivano lì, quindi amavano molto queste brave compagnie. E a sinistra si vede questo bellissimo palazzo in stile romantico, opera dell'architetto russo Vasilij Bajenov, era ideato come un castello medievale da tanti sottopassaggi segreti, scali come fatti cigne. Qui storicamente abitavano 2 famiglie di cigni, una bianca e l'altra nera, e dopo la fine del restauro del giardino d'estate, in cui è stato scavato lo stagno, queste 2 famiglie hanno cambiato loro indirizzo. Monarchie.
Alessandro II, suo nome, e chiese anche il posto della tragedia. Un terrorista ha lanciato la bomba e questa ha fatto le ferite gravi allo zar. A sinistra si diparte canale Grigoriedov e passando questo ponte a sinistra subito troverete Bella Veduta alla chiesa. Successo duello, Pushkin ha ricevuto le ferite molto gravi e una settimana dopo Pushkin è morto in questo palazzo. Ma da noi tutto quello che è legato al nome del Pushkin è sacro e il suo appartamento subito fu dichiarato il museo, ma caso del centenario della morte del poeta, tutto palazzo è stato assegnato al museo Metri, Monte dei Cantanti. Dobbiamo ospitare la fermata finale e possiamo salire su